Ciao ragazzi, sono Bici, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi testeremo alcuni cibi americani e giapponesi. Allora, abbiamo 2, 4, 6, 7 cibi da provare. Come sempre vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale, lasciare un commento. E io direi di iniziare subito con il video. Io direi che come prima direi di iniziare. Iniziamo con una Monster Candy Spray, una caramella spray. Al mio articolo, questa qui. A me ispira un botto in realtà. Sì, perché io sempre ho visto nei video di TikTok, non ho mai assaggiato. È strabuona, È strabuona, sì. A me piace un botto. Voto da 1 a 10, io direi un bel 8. 8 e mezzo io. L'abbiamo pagata 2,99€. Però costa giusta. C'è un botto dentro, non finisce più, cioè. E poi è buona. Direi di passare al prossimo prodotto. Allora, secondo prodotto è questo qui e non so se l'avete visto, sicuramente l'avete visto dai TikTok. È quello che dice BOOM! In poche parole è quel coso che tu schiacci e scoppia su tutto. Qua c'è il tappo, così. Via, di metterlo così, farai dare una secca pazzesca. Io. Faccio io. Vedo. Leggio finché salta in aria. Fra, salta in aria. Faccio io. Ah, fra scoppia su tutto qua. Errore di calcolo, non pensavo fosse. Allora raga, primo impatto. No, fra, non è buono. Bah! No, merda, mi piace. Che schifo, no. Raga, voto da 1 a 10. 5. 4, no, fa cagare. Porto prezzo, raga. 4 una euro. Merda, 4 merda. Euro per sta cacata. No, no, no. Terzo prodotto, i KitKat. È tipo... non so cosa. Sono verdi e non... Vabbè, proviamo. Boh, testiamo. Ma secondo me sono buone, dai. Il pacchetto è così. Scritto tutto in cinese, dietro c'è scritto Have a Brain. Dentro risulta così. Così, secondo te quanto verrà? Secondo me è 8, invece. 5. 5. Non fa così cagare. Ok, allora. Diciamo che non è proprio la cosa più buona della storia. 8 si abbassa a 6. 4. Allora raga, in realtà non è proprio così malefico. Però il primo gusto invece fa schifo. Sembra cibo per cani proprio. Però poi è buono. Poi c'è un po' di KitKat. No, non ve lo consiglio io. Allora raga, quarto cibo americano. Cioè bevanda americana. Questo qui è una lattina e piccante, cioè... Odore, sembra Coca-Cola invece. Ma dai, colore. Voto? Voto secondo me qui un 7 gli darei. 7? Se è piccante come secondo me fra... Anche secondo me è 7. Vado. 3, 2, 1. Cioè, raga, quando bevi. Vi spara un botto di anidride carbonica in gola, cioè vi fa tossire un casino. Ah, non picca tantissimo, però. Però cioè... non devi respirare quando bevi. Se no fai. Sta morendo, ragazzi. Cazzo, fra. È riso. È pericolosa. Beh. Puttana, che brutta roba. Sto lacrimando. Però la teniamo perché è strabella. È mortale sta cosa. Guarda, oh. Io voto, direi, sapore comunque non è male. Però da 7 rimane 7. Però, dato che qui c'è scritto piccante ed è piccante, sì, 9. No, secondo me rimane un 7, anzi 7 e mezzo, dai. Ok ragazzi, allora è passato un po' di tempo dall'ultima clip perché si è scaricata la cam. Quindi nel mentre siamo andati a giocare a basket. E quindi ora assaggeremo il quinto, che credo sia la cosa che aspettiamo di più. La crema marshmallow fluff. Allora questa qua c'è lui che mi sta spaccando le palle da 2 ore che la vuole assaggiare. Aspettativa 9, per realtà poco. Aspettativa 10, no 9 e mezzo dai. Sì, 9 e mezzo, ci sta, 9 e mezzo ci sta. Eccola qua. Allora diciamo che dentro sembra strafluffosa. È un po' una, tipo marshmallow sciolto. Aspetta fi. 10. 9 e mezzo. Ragazzi, non esagerare. Mi hai svuotato metà baratto. È marshmallow sciolto. Molto buono. Voto 9 e mezzo. 10. Comunque questa qui è costata 3,99€. Potrebbe costare anche di più. Secondo giusto? Me ni. Sì, ci sta. Secondo me comunque anche la Nutella in generale costa tanto. Perché tipo il baratto ora sono tipo 5€. Il prezzo giusto di quella lì sarebbe 2€. 2-3€. Passiamo al sesto, che è quello che io aspettavo di più. Che è questo qua, che sono tipo delle paste all'unicorno. Fra, queste qua sono buonissime. Aspettativa 9 e mezzo. 8. Questo è quello che c'è all'interno. Sono 20 paste. Io vado all'assaggio. Ma sono molli. Sono buone. Gocciato. Da 9 e mezzo, secondo me, si abbassa un pochino. Si abbassa a 8 e mezzo. Perché me le aspettavo più buone. Cioè, sono strabuone. Cioè, mi piacciono. Però me le aspettavo molto più buone, sinceramente. Cioè, che cazzo fai?
Ha fatto il mega mix, ragazzi, è pazzo quest'uomo. Adesso raga, passiamo al pezzo forte. Dal prezzo di 3,99 abbiamo preso questo, che non so che cazzo è tipo un drink alla mela, tipo quello che hanno preso i DF di SpongeBob e Hello Kitty. Però il nostro ha un unicorno e credo che sia bellissimo. Eccolo qua. Io paura che esploda, invece. No, non credo che esplodi. Esplode la bottiglia. Porca puttana. Porco due che sciocca il gaffare. Ma mi son cagato addosso. No, non esplode. E raga, dopo questa mega esplosione io direi di provare drink alla mela. Ah, non è male, ci sta, mi piace. Sapete quelle caramelle lì alla mela? Esattamente, un succo frizzante alla mela. 100.000 iscritti! Mi piace, ragazzi. A me piace un sacco, quindi io direi aspettativa 7,5. E invece in realtà direi un bel 8, perché mi piace. Aspettativa 9, 36. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale, lasciare un commento. Smettila di mangiarla! Lasciami la mia fluff! Andrea! Basta! Come sempre vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale, lasciare un commento. Sono in una posizione veramente sus. E allora raga, noi ci vediamo nel prossimo video. Bella. Bella perché adesso lo devo ammazzare.